Amici di canalecaccia.tv, sono all'interno dello stand cacciaedintorni.com. Sono con il mio caro amico Alberto. E prima di parlare con il nostro amico Albano della venatoria e di quant'altro, parliamo della tua grande passione, ce l'abbiamo qui. Che magnifico l'esemplare. Questo è il mio amico Piero, non è il mio cane. Io allevo questi cani da quando ero piccolo, da mio nonno, mio zio, e sono come amici ormai, sono sempre noi le fiere, vivo in casa e dopo è con me per tutto il mondo a caccia. Io li allevo. Senti, ma che caratteristiche hanno di speciale questi cagnoni qui? Secondo me l'intelligenza, sono quasi umani, si vede anche dall'espressione degli occhi, sono più... Non è più un cane, è un amico, un cacciatore che si viaggia insieme. Capiscono tutto. Sono complessi da addestrare? No, no, no. Istintivamente uno quando lo porta a caccia, quando ha 7-8 mesi, riporta da solo, non ha problemi. Sono collegatissimi, cacciano per il suo amico cacciatore in pratica. È incredibile, eh? Sì. Sono ancora stupito anch'io dopo tanti anni che è possibile che un cane diventi così amico. Ti guardano, vedi? Sì, sì, ma è un cucciolone. Ascolta, tu hai un vero e proprio allevamento. Sì, sì. Il mio allevamento si chiama Azienda Agricola Zancanelli Alberto. Sono vicino a Padova. Allevo principalmente spinoni. Ma non solo, ho anche altre razze? Ho anche cani per il cinghiale, Dasbrak e anche Kopov, che usiamo sempre noi per battute che facciamo in Croazia, Romania. Però la tua passione, Alberto, sono gli spinoni. Sempre spinoni italiani. Sempre spinoni italiani. Sì, sì. Sempre è il nostro italiani. Marchio nel mondo. E i cacciatori vedo che vengono con altre razze, ma alla fine mi chiedono sempre un cucciolo. Sì. Li vedono e dopo quasi tutti arrivano con uno spinone adesso. Ah sì, è proprio... Quindi diciamo sei un po' un promoter della razza. Sì, sì, sì. Io li provo proprio sul nostro terreno, vedono, non dico tante cose. Dico andiamo a caccia, vedete voi. E là vedono. Ah, quindi fai la prova del 9 come. Sì, 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 sì. Cioè, no, quando li vedono si innamorano subito. Sono degli animali veramente, veramente incredibili. E solo spinone italiano. Sì, sì, questi sono. Sicuramente puri, puri, puri. È da tanti anni che li abbiamo, li alleviamo. È la nostra linea di sangue vecchia, ancora da mio nonno, che ho tenuto il ceppo negli anni. Vedete, amici cacciatori, la passione che anima questo mondo, in particolare anche, no, il rapporto che abbiamo con i nostri amici che ci aiutano nelle cacciate, è una cosa incredibile. E poi qui mi dici che c'è anche una tradizione familiare. Io penso sono della mia famiglia da 100 anni, perché c'era ancora il nonno di mio nonno e abbiamo sempre avuto 2-3 spinoni in casa, sempre. Io li ho sempre visti. Adesso continuo io con i nipoti e avanti sempre con la tradizione. Senti, se ti volessero contattare anche su internet, Alberto? Sempre nel nostro sito www.cacciaedintorni.com. C'è una sezione dedicata alla cinofilia. All'allevamento, quindi è possibile. Io ho visto, ho un piccolo aneddoto da raccontarvi. C'è un mio carissimo amico che è un appassionato di spinoni e ci eravamo incontrati lì a Vicenza, ero vicino ad Alberto, a un certo punto l'ho richiamato, vi siete messi lì a parlare, siete stati un'ora. Sì, e sì. Lui mi aveva detto, ah, ho fretta, devo partire, devo... E invece poi... Quando si parla di spinoni è una malattia ormai. Sì, non è più passione. Noi viviamo per i nostri cani. Infatti non c'è vacanza, niente, abbiamo sempre i cani in mente. Sono bellissimi, guarda Alberto, sono veramente, veramente belli. Vedi, anche lui, c'è gente, c'è tutto, è sempre calmo, è amico con tutti. Quindi è anche quasi un cane da compagnia, oltre sì, che sì. Da caccia, perché ma magari qualcuno, no? Tante persone li prendono, se li tengono in casa. Dopo un po' non restano più dentro il box. Se li prendono in casa. Bene, allora amici cacciaedintorni.com potete contattare Alberto
e penso che vi troverete subito a fare delle lunghe chiacchierate, perché se va a finire come è andata a finire lì a Vicenza, fate salire la bolletta del telefono in quel caso, ma andatelo a trovare. L'allevamento chiaramente tu ce l'hai in Italia? Sì, sì, in provincia di Padova, il paese si chiama Este, venite a trovarmi, là vi faccio vedere tutti i cuccioli, le femmine, sono tutte libere, ho un bel parco e facciamo quattro chiacchiere sia per la caccia che per i nostri cani. Bene, adesso ci fermiamo qui con Alberto perché facciamo venire davanti alle nostre telecamere il mio amico Albano. È circa 2 anni che non lo incontravo, è un piacere rivederlo qui a Caccia Village e ci diamo il cambio anche se siete in partnership. Vieni qui di fronte alle telecamere, resta qua con me Alberto e ti sono caduti gli occhiali, mi indica un amico cacciatore, è vero che non è che ci dobbiamo guardare troppo, ma senti, abbiamo parlato con Alberto della sua incredibile passione per i cani. Vecchio leone, parliamo con te invece della tua incredibile passione per la caccia. Ti ringrazio. Come stai, Alberto? Molto bene, ti trovo in perfetta forma. Ti ringrazio. Mi sembra una rimpatriata tra amici. Certo. Amici, la caccia è bella anche per questo. Ho voluto accompagnare Alberto, che è mio carissimo amico, e abbiamo pensato di lavorare assieme, perché i tempi sono un po' cambiati, la tecnologia porta ormai il contatto con le persone abbastanza, devi essere tecnologicamente avanzato. Ma ci vuole anche la tradizione, l'esperienza, lui ce n'ha tanta. Per cui siete un'accoppiata vincente. Ti ringraziamo molto. Senti, dove li invitiamo questi nostri amici cacciatori? Beh, tu lo sai benissimo, noi abbiamo una bella casa di caccia sul delta del Danubio, vicino a Costanza, dove ci sta veramente bene, sia per quanto riguarda la caccia ma per quanto riguarda anche la cucina. Ormai tu sei un veneto trapiantato in Romania, è vero, diciamo le cose, vero, hai perso quasi l'inflessione, sta caccia agli acquatici voi da quelle parti ce l'avete dentro, sì, vi ha catturato da ragazzini, certo. E poi dopo ecco vedi tu come... Certamente. Però non facciamo solo caccia agli acquatici, esatto, perché ci dedichiamo con intensità, perché il territorio ce lo permette, facciamo le quaglie, facciamo le tortore, facciamo molte allodole, facciamo le starne, per cui è vario, è molto vario ed abbondante, per fortuna ancora, perché grazie alle poche strutture che ci sono in Romania, nel sud della Romania la frequenza dei cacciatori non è tanto forte. Aspetta, adesso sentiamo due cose da lui, ma come ti trovi col vecchio leone, che poi non è vecchio perché si mantiene, io e te ormai ci conosciamo da più di 10 anni, porca caro mio, hai capito? Invece, cioè, lui era un ragazzino quando l'ho incontrato la prima volta, è vero. Sì. Ma sempre un ragazzino all'avanguardia, uno che sa quello che fa. Guarda, la passione che trasmette solo parlando di cani mi fa capire. Invece volevo interromperti e dirti che stiamo ancora aspettando la tua venuta da noi, ecco. Che dovevamo ospitarti, è vero o no? Ti stiamo ancora aspettando, eh? Amici cacciatori, guardate, penso che mi serve un anno da 500 giornate, veramente. Però è una promessa che ti assicuro che la manterrò. Perfetto. Va bene, perché tu, oltre che essere un grande professionista, sei un grande amico, è un grande amico anche Alberto. Ma adesso tu hai fatto di tutto per non farmi parlare di Alberto, io ti aspetto un attimo. Senti, ma come si comporta il ragazzuolo? Siamo amici da tanti anni, lavoriamo insieme, siamo ancora insieme, vuol dire che siamo... Siete una coppia ben assortita, caro mio. Abbiamo tante passioni insieme. Ecco, oh, se la cava con questi cani? Chi? Lui. Lui è il numero uno. Alberto è il numero uno, ricordatevi. Sei uno spettacolo. È un numero uno, veramente. Guarda. C'è solo da imparare da Alberto per quanto riguarda i cani, c'è solo da imparare. E ti parla uno che i capelli bianchi li ha da tanti anni. Ecco. Bene, bene. Okay.
Bene, amici cacciatori, non solo qui di Caccia Village, ma ci eravamo visti anche su a Vicenza. Io non ho parole per Albano, c'è un amico per cui non voglio influenzarvi, ma è una persona eccezionale, lo è anche Alberto. Sono veramente due carissimi amici, io manterrò la mia parola, ma so che la parola la mantengono anche tanti cacciatori, perché per riuscire ad intervistare questi due signori mi ci è voluto 2 ore. 2 ore, che cacchio gli fate a questi amici cacciatori? Stavo per arrivare con le telecamere, te ad abbracciare uno, arrivo di nuovo con le telecamere, te ad abbracciare uno. Ci vogliono bene. Come dite in Veneto, vai mo? No, non lo diciamo, dai. Ti aspettiamo, eh. Sì, senz'altro, senz'altro. Okay. Cacciadintorni.com, è un piacere averveli presentati, una garanzia da tanti anni, questa incredibile coppia. Potete anche ammirare l'allevamento su a Pavia di Alberto. Con il mio amico faremo delle belle cacciate in Romania e poi ve le racconteremo dal vivo questa volta, perché le telecamere questa volta non ce le portiamo in fiera, ce le portiamo su questi territori magnifici. Si mangia molto bene da te, si sta da Dio. Per cui, amici, che vi devo dire? È stato un piacere rivederti, perché era 2 anni che io e te non ci vedevamo. L'anno scorso so che eri talmente tanto impegnato, non sei riuscito neanche a rientrare, perfetto. Per cui è stato veramente un grande, grande piacere. Cacciadintorni.com, sono una garanzia, grandi cacciate, grandi amici, si sa come in famiglia. E poi li accompagnate voi, cacciatori. Sempre noi siamo. Ecco, personalmente. Questa è una cosa estremamente importante, fornite tutti quanti i servizi veramente, no, come si dice, chiavi in mano. Full option anche trasporto, andiamo a prenderli a casa, li riportiamo a casa, mettiamo servizi di cani per chi non li ha, i fucili, facciamo tutto come essere in famiglia. Bene, amici di Canale Caccia, ci tengo particolarmente alla vostra amicizia, ma veramente ve li raccomando. Sono, come si diceva una volta, attenti a quei due, perché vi faranno divertire. Un saluto da Caccia Village, dallo stand di cacciadintorni.com, Alberto e Albano. Attenti a quei due.